tutti, siamo a Tortona in questo scorcio molto urbano, molto, molto metropolitano, con Laura Maini, che è una libera viandante, una pellegrina per il mondo ed è anche la referente su Tortona, tortonese, per il progetto di Zaino Solidale. Ci vuoi spiegare cos'è? Zaino Solidale significa raccogliere indumenti, tutto quello che può servire ai senza tetto, alle persone che vivono all'aperto, metterlo negli zaini e poi fisicamente andare a Genova a distribuirlo a loro. Soprattutto generi di vestiario. Soprattutto vestiario, però soprattutto l'intimo, serve tantissimo l'intimo. Mutande, per parlare proprio, mutande, calze e magliette. Perché poi maglioni, pantaloni, sì, per carità, va bene tutto, prendiamo tutto, però quelli vedo che già ce ne sono. Sì, sì. L'intimo invece è ricercato. Proprio. Sì, poi finisce anche prima, probabilmente non avendo la possibilità di lavarsi, esatto, eccetera. Esatto. Quindi sabato 16 marzo, partirà un'altra spedizione da Tortona alle 20, sì, alle 20 con alle, la mia macchina. Alle 8 di sera. Si scende in macchina a Genova, alle 10 ci si raccorda con un altro con gruppo di genovesi, Genova, con i liberi viandanti genovesi. E si inizia questo trekking cittadino alla ricerca dei senza tetto. Che sono più o meno sempre gli stessi, tu ormai hai già partecipato. Quindi... Sì, la volta scorsa è stata la mia prima volta, però vedevo Luca che interagiva con parecchi di loro, salutandoli, chiamandoli per nome. Quindi si incontreranno molti della volta scorsa, poi ci saranno magari nuovi, chi lo sa. Perché poi si spostano. Sì, è un'esplorazione proprio urbana alla ricerca. Sì. Va bene, allora chi volesse appunto donare biancheria intima nuova, ragazzi, ci sacrifichiamo sì, un po' tutti, insomma. Sarebbe l'ideale. Oppure partecipare attivamente anche, a questo pellegrinaggio particolare, di mettersi in contatto con Laura Maini, lasciamo il tag in descrizione. Sì. E buon cammino. Sì, speriamo che qualcuno si aggreghi. È ben accetto e ben voluto. Grazie Laura. Tutti i venerdì mattina su Radio PNR.